Mercato San Severino, manifestazione equestre, camminando su, con i Longobardi. Chiediamo all'organizzatore, il signor Mino Testa, che cosa significa e cos'è questa gara. Questa è una gara di endurance interregionale. Endurance vuol dire andare in montagna con i cavalli e fare una passeggiata un pochino più veloce. Chi vi partecipa? Partecipano tutti i cavalieri campani e molisani che sono in possesso di un'autorizzazione a montare. Quindi sono, diciamo, dei professionisti, semiprofessionisti o semplici appassionati? Dilettanti appassionati. Qual è lo scopo di una manifestazione del genere? Questa è una gara interregionale che fa parte di un campionato regionale campano. In più è una gara di test per chiedere alla FEI, che è l'ente internazionale, una gara internazionale per il 2013. Alla fine della giornata si hanno premiazioni? C'è una classifica? C'è una classifica per ogni categoria e ci sono le premiazioni ai primi tre di ogni categoria. Che tipologia di cavallo occorre per queste manifestazioni? Diciamo che gli arabi sono preferiti, ma anche gli anglo-arabi curiosamente. Ci sono molto appassionati in Italia? In Italia sì, è una disciplina nuova che si sta molto sviluppando. La ringrazio, molto gentile. Michele, se devi mettere la coperta aspetti. Questa è una location nuova che ci ha messo a disposizione il comune di Mercato San Severino. Qui abbiamo il nostro amico l'assessore Edoardo Galiano, che senza di lui non ci possiamo muovere, che ci dà una grossa mano. Bravo.
Io ho già prospettato che volevamo fare per il 2013 una gara internazionale con una 96 e una 120. Ci ha dato la disponibilità, ma adesso le cose dobbiamo sentire un po' alla sua voce. No, io direi che esattamente il contrario, perché io senza mio testa e quindi me non mi posso muovere, perché sono loro che rendono possibile queste cose, è giusto che lo diciamo alla voce, perché sono loro il giungolo che puntualmente con una certa frequenza, quasi semestrale, mi sottopongono queste iniziative che sono bellissime e come ho detto in passato sono iniziative che per noi rappresentano una certa importanza, visto che ci riportano a una dimensione che spesso perdiamo nella nostra vita quotidiana, è quella confronto con voi, che avete la passione equestre, è per noi importante, ci fa apprezzare meglio il vostro mondo e il vostro modo di vivere, che come dire, è sempre ricco di spiritualità e di valori. E allora passiamo alla premiazione. La prima categoria che andiamo a premiare è la debuttante non agonisti. Terzo è lo Porcaro Giuseppe, secondo Bartinelli Maria Eugenia e primo lo Stabile Vincenzo. Assessore Rosso, deputati di Madonissimi, terzo a lo Porcaro, che tra le altre cose non è né campano né conciano, c'è da fare. Siamo sicuro che è debuttanti agonisti, quelli che hanno una patente agonista. Terzo a Prealucio. Prealucio! Che deve arrivare a Palinuro. Secondo De Angelis Danilo. Danilo! Danilo! Questi due amici sono amici di anche loro, hanno un centro di abitazione. Bravo! Adesso passiamo alla localmente chiamata 60 km. Terzo si chiama Alfonso. Seconda la colpa Maria Eugenia. Maria Rica. Signorina, signorina. Russo Giovanni. Bravo! Bravo. A colori. A Giovanni, tutti e due rappresentano un centro tonight, baby, tonight.